Liberamente, il podcast di psicologia con storie, idee e consigli per liberare la nostra mente ogni giorno di più, a cura di Matteo Neroni. Un saluto a tutti da Matteo Neroni e bentornati in una nuova puntata del podcast Liberamente, il podcast che ogni settimana intraprende un nuovo viaggio all'interno del meraviglioso mondo della psicologia e della crescita personale. Se fossimo tutti insieme, ragazzi, in una grandissima stanza, perché gli ascoltatori di questo podcast cominciano ad essere parecchi, e chiedessi a tutti quanti voi se almeno una volta nella vita vi siete sentiti stressati o in ansia, beh, probabilmente vedrei alzarsi parecchi manine. Infatti, stress e ansia sono nostri fedeli compagni di vita. Non ne siamo immuni e soprattutto, diciamolo fin dall'inizio di questo episodio, non lo saremo mai. Perché la verità è che non ne abbiamo neanche necessità di totalmente diventarne asettici. Perché, come scopriremo nel podcast di oggi, una certa dose di stress ci fa addirittura bene. Dico questo per entrare poi nella puntata di oggi per rispondere alla domanda di ben due ascoltatori di questo podcast. Sto parlando di Michele e di Federica, che approfitto immediatamente per salutare, perché sicuramente si ascolteranno insieme questo episodio del podcast, perché grazie alla loro domanda, che entrerà nella storia perché per la prima volta una coppia addirittura fa la sua domanda all'interno di questo podcast Liberamente, scopriremo più da vicino che cos'è lo stress, perché lo stress non è negativo in sé per sé, ma prima di tutto dobbiamo imparare a gestirlo cambiando il nostro modo di considerarlo. Ecco, questa è la strada maestra per vivere meglio e più serenamente la nostra vita, ed è la strada maestra che seguiremo anche all'interno di questo episodio del podcast. Perciò, ragazzi, non perdiamo altro tempo, entriamo nel cuore di questo episodio e scopriamo insieme come gestire lo stress con due strategie da testare. Ciao Matteo, siamo Michele e Federica e siamo due ascoltatori del tuo podcast. Siamo una coppia nata da poco e, venendo entrambi da altre relazioni concluse male, anche a causa della mancanza di comunicazione, ci siamo posti come obiettivo quello di cercare di comunicare sempre al meglio. A tal proposito, volevamo chiederti come riconoscere i momenti di stress e tensione e quali possono essere, secondo te, dei rimedi efficaci affinché lo stress dovuto a fattori esterni alla coppia non riescano ad intaccare l'equilibrio della relazione. Ti vengono in mente, ad esempio, problemi legati al lavoro, alla famiglia o di natura finanziaria. Sappiamo che tutti questi fattori non dovrebbero prendere il sopravvento, ma la realtà di tutti i giorni alcune volte potrebbe accadere. Oh, eccoci qua, ragazzi. Allora, innanzitutto grazie per la domanda, Michele e Federica, siete fantastici, soprattutto perché alzate la nostra attenzione su un argomento fondamentale, che è la gestione dello stress, insomma un evergreen di cui non si fa mai abbastanza, ecco, di cui non si parla mai abbastanza, perciò importantissimo affrontarlo anche nell'episodio di oggi, perché ognuno di noi sperimenta vari livelli di stress a livello quotidiano, quindi accade tantissime volte di dover gestire lo stress sul lavoro, oppure lo stress relativo alla nostra famiglia, oppure allo stress che in qualche modo accumuliamo quando restiamo intasati, bloccati. Soprattutto i romani all'ascolto capiranno perfettamente di che tipo di stress sto parlando. Quando restiamo bloccati in mezzo al traffico, oppure quante volte abbiamo fatto questa esperienza, siamo andati al centro commerciale per comprare due cavolate e poi siamo rimasti lì bloccati in fila aspettando il nostro turno con la cassiera più lenta del pianeta, ecco, diciamolo, che a me mi perseguita, ogni volta la becco sempre io, ma va bene. Insomma, lo stress, ragazzi, è sempre dietro l'angolo. È sempre dietro l'angolo, perché tutto potenzialmente nella nostra vita è una fonte di stress. Lo stress è una di quelle cose che, se non affrontate, tendono a generare poi dei problemi a valanga. Può incidere sul nostro sonno, può incidere sulla qualità delle nostre prestazioni sul lavoro o nelle nostre relazioni, come dicevano anche Michele e Federica, può addirittura intromettersi e metterci i bastoni fra le ruote anche sulla nostra vita di coppia. Perciò, cari Michele e Federica, non vi preoccupate, perché a metà di questo episodio voglio darvi due strategie che potrete proprio testare. Ma prima di tutto,
Diciamoci la verità, parenti, colleghi, amici, animali, tutti sono lì pronti a invadere il nostro campo. E quando sentiamo un'invasione di campo, ecco che il nostro livello di stress tocca le stelle. Limitarci quindi, ragazzi, ad accorgerci solo di quando il nostro livello di stress va in codice rosso, quindi aspettare di arrivare a un livello di stress molto alto, ma non è un approccio vincente. Non è un approccio vincente, quindi non te lo sconsiglio. È un approccio molto semplicistico, molto banale. Ma andiamo con ordine. Prima di tutto cerchiamo di capire quali sono le cause dello stress. Beh, la psicologia ha fatto diversi studi. C'è uno psicologo in particolare di cui ti voglio parlare, sto parlando di Walter Cannon, che individua addirittura nel processo di stress della nostra mente una funzione primaria, una funzione primaria del nostro organismo, della nostra mente, che sarebbe, diciamo, legata alla conservazione e alla sopravvivenza della nostra specie. Ecco, lo stress ci serve per restare attivati e reagire in maniera funzionale alle sfide o anche alle minacce percepite o reali che incontriamo nella nostra realtà. Quindi ci rende mentalmente e fisicamente pronti a fronteggiarle, ok? Quando è che lo stress però smette di farci bene? Smette di essere qualcosa di funzionale? Beh, in tutte quelle circostanze dove persiste per un lungo periodo di tempo e soprattutto dove non è necessario e quindi inizia a produrre delle conseguenze devastanti. Lo stress, in definitiva, potremmo dire che è la reazione della nostra mente a quelli che vengono chiamati in psicologia gli stressor, cioè gli elementi della realtà che possono in qualche modo generare stress psichico ma anche mentale. Questi ultimi, cioè gli stressor, poi si dividono in due categorie, possono avere un'origine interna e un'origine esterna. Gli stressor esterni, per esempio, sono i cambiamenti ambientali. Ecco, quando magari ci trasferiamo da una città a un'altra, oppure quando cambiamo lavoro, oppure quando affrontiamo delle mansioni nuove, dei compiti nuovi o difficili da svolgere, oppure quando viviamo eventi totalmente al di fuori del nostro controllo, come può essere per esempio un lutto o la fine di una storia, oppure quando ci troviamo davanti a delle scadenze importanti o insomma, quando abbiamo, che ne so, da pagare le bollette. Ecco, questi sono tutti elementi stressanti, ma che vengono dall'ambiente, che sono esterni. Poi ci sono gli stressor interni. Normalmente si fa riferimento a questa categoria quando si parla di pensieri. Ecco, i pensieri, per esempio, che diciamo a noi stessi o i nostri comportamenti sono stressor interni. Quando ci critichiamo, ci svalutiamo. Il nostro anche modo di dormire è uno stressore interno. Quando dormiamo male, iniziamo subito la giornata col piede un po' storto, oppure quando mangiamo male o mangiamo troppo e andiamo a dormire senza aver digerito, oppure quando proviamo determinate emozioni e sentimenti, come la rabbia o l'ansia. Comunque, diciamo che non tutti i tipi di stress sono comunque uguali. Occorre distinguere, ecco, distinguiamo innanzitutto quello che è lo stress acuto da uno stress cronico, ok? Stress acuto, stress cronico. Lo stress acuto in realtà ci dà la sensazione di avere i superpoteri, ecco, mi spiego meglio. Perché diciamo questo tipo di stress secondo me lo conosciamo in tanti qui ascoltatori di questo podcast e lo conosco benissimo io perché tantissime volte proprio lo vivo sulla mia pelle quando devo portare avanti questo progetto e tante altre cose ancora della mia vita. Lo stress acuto è quel tipo di stress che ci rende svegli e reattivi nel momento delle sfide o di alcune emozioni della giornata. Ma facciamo un esempio. Proviamo uno stress acuto quando siamo, per esempio, davanti a una scadenza importante. Se siete, per esempio, come vi dicevo, dei procrastinatori seriali, come tante volte anch'io sono stato, soprattutto in passato, sappiamo che esistono, buone possibilità che siate soliti dare il meglio di voi stessi solo in presenza di un notevole livello di stress acuto. Quindi,
Normalmente questo capita quando si è a ridosso di una scadenza. C'è il classico esempio dello studente che si mette a studiare 3 giorni prima dell'esame. Ecco, solo quando c'è la percezione, ok, diciamo, dell'evento stressante, dello stressor, più si avvicina e allora più ci sentiamo attivi. Guardando quindi in quest'ottica, perché, per esempio, è quello che vivo anch'io, questa dinamica dello stress acuto sembra poi non essere poi così troppo disfunzionale, anzi, tante volte ci porta ad essere molto produttivi. Io, per esempio, so che se prendo, non so, uno slot di 1 mese, so che sono molto produttivo nella prima fase del mese e nell'ultima fase del mese. L'ultima fase del mese, diciamo, lavora mentalmente su di me esattamente per la dinamica dello stress acuto. Cioè, vedo la scadenza che mi sono dato di alcuni obiettivi durante il mese, vedendo la scadenza, cominciando a vedere il traguardo, mi do molto di più da fare, sono molto più produttivo. Allora, tante volte potremmo dire questa modalità, tutto sommato, ci fa bene. E invece no, è qui che ti volevo, perché tuttavia, diciamo, lo stress acuto può sovraccaricare la tua mente, può generare un forte stato di confusione e quindi diventare piano piano controproducente. E può portarti addirittura all'esaurimento nervoso. Lo stress invece cronico è quello che di solito in psicologia si chiama stress cattivo, ok? Ci logora nel tempo. È spesso il risultato di condizioni ambientali persistenti, come una disabilità, per esempio, oppure un lavoro che non ci piace più, una relazione non sana o una difficoltà economica perpetrata nel tempo. Lo stress cronico può incidere molto sulla qualità della nostra vita, sulla qualità del nostro sonno e di fatto accelera, è stato visto anche da molte, molte ricerche, che accelera addirittura il processo di invecchiamento, perché il nostro livello di stress incide sulla nostra longevità come esseri umani. Non possiamo riuscire quindi sempre ad evitare le fonti di stress cronico. Ecco, cioè, se una relazione finisce, non la puoi evitare. Se arriva a un certo punto una spesa più grande, un'incombenza economica grossa, quella non la puoi evitare, a meno che non sia stata tu a procurartela con delle scelte, diciamo, opinabili. Ok? Ma quello che possiamo fare, sicuramente entro certi limiti, è imparare a controllarlo, lo stress, e a gestirlo meglio. E qui siamo arrivati nella seconda parte di questo episodio, dove voglio darti 2 strategie che puoi testare, perché quello che ho visto principalmente nella mia gestione personale dello stress, Federica e Michele, è che sono due le grandi fonti di stress: la disorganizzazione del mio lavoro e la gestione delle mie relazioni. Cioè, questi due elementi in alchimia tra di loro mi hanno sempre fatto aumentare tantissimo i livelli di stress, ma non tanto per loro in se stessi, ma per la mia modalità di gestione. Allora, la prima strategia da testare è quella di darvi delle priorità a ciò che è veramente importante e non a ciò che è non importante. Cioè dovete cominciare a distinguere ciò che è importante da ciò che non lo è. Quindi tra lavoro, famiglia, so che spesso, no, è difficile evitare di avere un'infinità di cose da fare, me ne rendo conto perfettamente anch'io, no? Telefonate, esigenze e così via, richieste varie. Ma tutto quello che succede, diciamo, diventa la cosa più difficile da fare, diventa iniziare a capire da dove possiamo cominciare, ecco, a togliere cose. Ogni compito, perché ogni compito sembra avere la stessa importanza degli altri. Ecco perché riuscire a gestire lo stress. Per riuscire a gestire lo stress è essenziale disporre di un criterio affidabile che ci permetta di distinguere l'enorme mole di lavoro che abbiamo rispetto alle nostre priorità. Per questo vi dico che la cosa più semplice che potete cominciare ad applicare è il principio d'urgenza. Ne ho parlato anche in un altro episodio, quello in cui faccio riferimento alla matrice di Eisenhower, no? Che mette in relazione 2 criteri, quello dell'importanza e dell'urgenza. Cioè, sostanzialmente, poi pubblicherò anche all'interno del canale Telegram, magari, no, la matrice, così chiunque vorrà potrà esercitarcisi. Mette in rilievo in relazione questa matrice 2 criteri, l'importanza e l'urgenza, e ci serve tutto questo per dare priorità
a quelle cose che dobbiamo fare, perché tante volte la to-do list non è sufficiente. Ecco, tante volte noi diamo priorità alle cose in base alla loro rapidità invece di esecuzione. Ecco, facciamo prima le cose che diciamo possiamo toglierci subito dalle scatole, pensando in questo modo di guadagnare del tempo da poter dedicare poi alle cose veramente importanti. Spesso e volentieri, però, le cose veloci corrispondono anche alle cose più semplici, più banali, e quindi poi alla fine arriviamo, se rispettiamo il criterio della velocità, a fare solo le cose banali e a lasciarci poi accumulate le cose importanti. E le cose importanti accumulate poi diventano cose urgenti che se non ce ne occupiamo, poi portano a delle conseguenze ancora più gravi. E queste conseguenze aumentano in maniera esponenziale il nostro livello di stress. Perciò, ragazzi, quello che dovete fare, secondo me, è ritarare il vostro principio di assegnazione della priorità in base all'importanza e all'urgenza. In particolare all'urgenza, cioè le cose importanti, spesso e volentieri non hanno un'urgenza immediata. Facciamo un esempio: il corso su, non so, su come creare un libro, ok, un ebook, oppure il corso di danza, il corso di yoga, il corso, non so, qualsiasi corso tu voglia fare, insomma, ci siamo capiti, è sicuramente una cosa importante, ma non è detto che sia urgente, ok? Magari invece c'è quella bolletta lì che sta sulla scrivania che deve essere pagata e se non lo fai, poi so cavoli perché ci sta, si aggiunge la mora. Allora, ragazzi, quello che dovete fare sicuramente è stamparvi in testa questa matrice di Eisenhower. Disegnare la vostra matrice su un pezzo di carta, seguendo l'esempio che vedrete all'interno del canale Telegram, con i quattro quadranti delle cose importanti e delle cose urgenti, e seguire l'urgenza. Ecco, dovete dare priorità all'urgenza, perché portare a casa un qualcosa che è lì, anche non importante ma urgente da fare, quello, ragazzi, ha invece un potere enorme di sgravio a livello di stress enorme. In definitiva, questo strumento, Michele, Federica, ma lo dico a tutti coloro che soffrono di stress acuto, aiuta a risolvere una grandissima fetta delle cose che ci procurano stress. Ok, quindi imparare a organizzarci in base alla matrice di Eisenhower, che tiene in conto i parametri dell'urgenza e dell'importanza. Ok, la seconda strategia che voglio lasciarvi in questo podcast, ragazzi, ha a che fare soprattutto con le relazioni. E cioè, dite più spesso di no. Ok, ve lo ripeto ancora. Dite più spesso di no, ragazzi. Lo so perfettamente che dire di sì ad un'opportunità nuova, magari al lavoro, può aiutare per avere una vita più ricca e interessante, ma non dire mai di no è la strada invece migliore in assoluto per stressarvela la vita, ok? E dobbiamo ricordarci sempre che questa è l'unica vita che abbiamo a disposizione, perciò direi che proprio non vale la pena di incasinarcela da soli, perciò impariamo a dire i nostri no. Il modo migliore che conosco è proprio questo per abbassare i nostri livelli di stress, ok? Quindi, se sei una persona che tende sempre a rispondere di sì, sei una yes person, ok? E la tua usuale reazione e risposta davanti ai favori, alle richieste che ti arrivano dall'esterno è il sì, beh, devi imparare a contare quanti sì dici al giorno. Sì, hai capito bene, è questa la tecnica, è questa la tecnica, Michele, Federica, dovete imparare a contarli, no? Come se ogni sì fosse un gettone d'oro, ok? Ho scelto l'oro perché ogni sì che regalate è prezioso. E noi invece tante volte regaliamo i nostri sì in maniera deliberata, come se non valessero nulla. Perché dietro ogni sì c'è del tempo e dietro il tempo c'è uno sforzo, c'è uno dispendio di energie, di risorse e quindi non siamo tante volte capaci di dare il giusto valore, il giusto peso ai nostri sì. Ecco perché l'immagine che voglio darti, voglio lasciarti nella testa è quella di un gettone d'oro, no? Immaginatelo ora, ogni gettone d'oro con la scritta sì. Ecco, devi contare quanti gettoni d'oro vuoi darti durante l'arco della giornata per poi poterli gestire durante le 24 ore. Quindi, qual è la tecnica? Domani mattina,
Ok, ognuno di voi anche individualmente, ma visto che siete in coppia potete chiedervelo a vicenda, dovete decidere con quanti gettoni sì vorrete uscire di casa. Ok? Quanti gettoni? Potete scegliere, ok? Da 3 gettoni, 4 gettoni, 5 gettoni, insomma, io vi consiglio di limitarvi a un numero che si aggira intorno ai 5, 6 gettoni d'oro, ok? Di massima. Questo per rendervi la gestione più semplice anche mentale, no? Ogni volta potete anche fare 3 gettoni, semplicemente, o un gettone se siete persone che vogliono subito sperimentarsi. Però va bene, ogni volta che qualcuno o qualcosa vi richiede l'attenzione, il vostro tempo, le vostre risorse, le vostre energie, fatevi questa domanda. Questa persona, questa relazione, questa situazione, questo compito, vale uno dei miei preziosi gettoni d'oro? Ecco, farvi questa domanda vi metterà davanti alla possibilità di poter scegliere. Ecco, se vale la pena, allora puoi spendere il tuo gettone d'oro e quindi scalarlo dal monte di gettoni d'oro che ti sei con i quali sei uscito la mattina da casa. Questa banale tecnica, ragazzi, che sembra molto molto semplice, in realtà è molto potente, perché grazie a questa strategia inizierete ad allenarvi senza troppo sforzo, ad allenare, appunto, scusatemi il gioco di parole, la vostra capacità di dire no a qualcuno, a qualcosa, a qualche situazione. E quindi in questo modo potrete mantenere il vostro livello di stress più tollerabile, che poi sostanzialmente è il nostro obiettivo nella gestione dello stress. Quindi, una volta che i gettoni però sono terminati, ragazzi, dovrete essere bravi a smetterla di dire sì. Eccoci qui ragazzi, allora anche questa volta io ho detto la mia. Spero Michele e Federica di poter esservi stato di aiuto e sicuramente devo ringraziare voi per aver aiutato me a fare questo episodio del podcast, perché come dico sempre non c'è niente di più bello che fare questo podcast insieme a chi questo podcast lo ascolta e come sempre anche grazie a chi lo supporta questo podcast in maniera proprio concreta e tangibile. Quindi vado immediatamente a salutare i finanziatori del progetto Liberamente. Sto parlando di persone, ragazzi, come me e come te, che ascoltano questo podcast e che ne sono innamorati perché traggono valore dal suo ascolto e quindi decidono che non vogliono assolutamente mai più farne a meno, portandosi a casa tutti i benefit relativi ai loro livelli di finanziamento. Quindi fatemi ringraziare Alessandro Masetti, Alessandro Baldi, Alessia Cecconi, Andrea Molinari, Antonio Andriollo, Davide Rizzo, Carmelo Conti, Cristina Corazza, Croce di Michele, Daniele Michetti, Daniele mi sbaglio sempre con il tuo cognome, Elena Giurlando, Fabrizio, Federico Murdocca, Francesco Maggioni, Giacomo Sisca, Giovanni Indelicato, Giuseppe Gallo, Antonella Guerra, Laura, Manuela Farina, Mattia, Sangio, Waco, Paul, Raffaele, Robert, Sara Alberti, Sara Veltri, Seba, Sebastiano, Valentina, Artuso, Veronica Cardullo e Vincenzo. Ragazzi, ormai, come potete sentire, mi pappino io stesso a fare tutto quanto l'elenco e l'appello ogni volta, ma ci tengo troppo perché i finanziatori, ragazzi, sono coloro che permettono anche a te di ascoltare questo podcast. Ovviamente l'invito è sempre aperto, se anche tu vuoi iniziare a supportare questo podcast in maniera concreta, non soltanto più ad ascoltarlo, vieni sulla pagina Patreon e soprattutto scopri quali benefit tra ebook, tra videocorsi online, tra laboratori di psicologia e crescita personale, puoi portarti a casa come benefit. Ragazzi, detto anche questo, io come sempre vi saluto e vi do appuntamento al prossimo episodio, sempre qui su Liberamente. Liberamente, il podcast di psicologia con storie, idee e consigli per liberare la nostra mente, ogni giorno di più. A cura di Matteo Neroni.